Presidente, è arrivato il momento di fare la revisione biennale alla piccola Aquila Rossa. È una vera rottura di scatole, una specie di tasso in più che ci fanno pagare. Allora oggi sono qui a preparare la moto per la revisione di domani. Fondamentalmente la cosa principale che farò è pulirla bene dai trafilamenti d'olio che ormai tutti sappiamo avere queste moto, le Guzzi e le vecchie Guzzi in particolare, e la serie piccola ancora di più, sono affette da questo problema. Piccole perdite, piccoli trasudamenti, per cui il motore finisce di essere sempre sporco d'olio. Quelle della revisione guardano moltissimo questa cosa, per cui pulizia con petrolio e stracci. E poi il controllo delle luci, dei freni, insomma di tutte queste cosettine classiche. Ecco, domani mattina alle 8:30, 9 la porto e verso mezzogiorno vado a riprenderla e speriamo che tutto vada bene, in modo che poi posso procedere con le manutenzioni, perché per una forma scaramantica non ho fatto il cambio dell'olio della scatola del cambio e della scatola della coppia conica. Per cui fatte queste due cose posso riprendere alla grande i miei giri. Prima di proseguire vi ricordo anche un bel like che aiuterà molto la crescita di questo canale. Grazie. Ecco, la prima cosa è stata quella di mettere la moto sul cavalletto, dovete di sotto dei cartoni per non fare troppi macelli. Qui ho il petrolio bianco, un pennello e con questo vado a pulire il motore. Siamo, una delle frecce non funziona. Adesso si tratta di scoprire che cosa è successo. È sempre un po' un pasticcio questa cosa. Allora, per verificare questa qua della lampadina bisogna smontare il cupolino. Siamo più tranquilli. Questo lo mettiamo dritto. Ecco, adesso andiamo a vedere un po' come sta la lampadina dentro ecco, vedete? Track, 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 track. Adesso c'è da sperare solo che questo duri fino alla revisione. La lascio qua per la revisione, vengo a prenderla più tardi, speriamo che vada tutto bene. Allora gente, anche questa volta la revisione l'abbiamo passata, per cui sono contento. Adesso mi rimangono queste altre piccole manutenzioni, ma si può incominciare a girare. Per 2 anni siamo tranquilli. Però volevo fare due chiacchiere, due considerazioni su queste revisioni. Cioè, sono veramente una specie di furto legalizzato. Questa volta è costata ben 78 euro, 2 anni fa era costata 60. Cioè vuol dire che ogni anno ci sono almeno 40 euro da attaccare alle spese normali di gestione, cioè al bollo, all'assicurazione, così. Considerando che poi uno magari ha la moto, la macchina, insomma, è una tassa in più assolutamente inutile, perché fanno pochissimo, fanno veramente poco, non servono nella maggioranza dei casi. Comunque, scusate lo sfogo, ma mi girano un po' su questa cosa delle revisioni. Per cui, gente, adesso parto, torno a casa e ci rivediamo alle prossime. Ciao ciao!